via ora. Lei non ha capito. Volevo solo un grafico. Un semplice disegno simbolico. Questo corpo rappresenta un paese ad economia sottosviluppata. La testa è il top del paese, dove sono concentrati potere politico, potere militare, banche, chiesa. Consigliere di una potente multinazionale, l'inglese Pantech, che ha invaso il mondo con ogni sorta di prodotti inquinanti e dannosi per la salute, il dottor Jekyll, vero genio del male, prezioso per la ditta, ingoia erroneamente, convinto di farsi una robusta cura di cattiveria, il siero del bene. Trasformatosi in un paccioso Mr. Hyde tutto sorrisi e bontà, di cui si innamora la segretaria Miss Barbara Wembley, egli fa fallire un complicato stratagemma da lui stesso ideato nelle vesti di Jekyll, per coinvolgere la regina d'Inghilterra nella pubblicità di un micidiale chewing gum. I capi della Pantech, allarmati, ordinano allora a una squadra di killer di eliminare quel pericoloso avversario della loro società. Per salvarsi, Hyde ingoia il siero giusto e torna ad essere Jekyll, il che complica i rapporti con Barbara, ormai definitivamente convertita al bene, per avere anche lei ingerito il siero. Dunque, dottor Jekyll e gentile signora, è un mal riuscito tentativo di parodiare il celebre romanzo di Stevenson e al tempo stesso di colpire con l'arma della satira il grande capitalismo internazionale. Il film si riduce ad essere una sorta di farsa appoggiata su tre fragili pilastri. Qualche trovata da vecchia comica finale, le risorse mimiche del protagonista, un pizzico di sesso. La regia è di Stefano Vanzina, in arte Steno, con Paolo Villaggio, Edwidge Fenech, Gianrico Tedeschi e Gordon Mitchell.